L'Italia dello spazio punta sui nanosatelliti con Alcor, il programma dell'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, per il sostegno allo sviluppo delle tecnologie e delle missioni per i satelliti miniaturizzati. Il programma Alcor è un programma dedicato ai nanosatelliti, quindi a quella categoria di satelliti, per intenderci, che ha una massa inferiore a 20 kg e che punta appunto a investire in maniera mirata e continuativa nel settore dei nanosatelliti, sia per quanto riguarda le tecnologie abilitanti queste missioni, sia per quanto riguarda le missioni stesse, ma anche iniziative di supporto a queste missioni. E l'idea, diciamo, a lungo termine è quella di creare un incubatore che consenta poi agli operatori economici, ma anche alle università, ai centri di ricerca, di poter far business in questo settore, quindi nel settore dei nanosatelliti, che è un settore, come tutti sanno, in grandissima espansione, in crescita esponenziale. I ricercatori cercavano non solo un nome che avesse attinenza con lo spazio, ma che potesse anche esprimere al meglio l'innovatività e la capacità di un'azione sinergica fra i piccoli satelliti e i grandi satelliti, caratteristiche fondanti di questo programma. Alla fine il nome scelto, Alcor, è stato proposto proprio dal presidente dell'ASI, Giorgio Saccoccia, è il nome di una stella della costellazione dell'Orsa Maggiore che, insieme alla sua sorella maggiore Mizar, costituisce una binaria visuale fra le più famose del cielo. La binaria visuale è un sistema doppio di stelle che si riescono a distinguere a occhio nudo o al telescopio. Per questo, nell'antichità, Alcor veniva utilizzata per fare una sorta di visita oculistica. Chi riusciva a vedere Alcor aveva una vista perfetta, era dotato di lungimiranza. E guardare lontano è proprio uno degli obiettivi di questa missione, ma le analogie fra la missione e la stella della costellazione dell'Orsa Maggiore non sono finite. Infatti, le due stelle binarie, Alcor e Mizar, si danno luminosità l'una con l'altra in un rapporto di reciprocità, così come i piccoli satelliti possono essere di grande supporto alle missioni tradizionali e ai grandi satelliti. Il mercato dei nanosatelliti è in grande sviluppo. Si stima che entro il 2030 raggiungerà gli 8,9 miliardi di dollari. Anche negli anni della pandemia questo settore non ha subito contrazioni, anzi ha continuato a crescere attenendosi sui 2,2 miliardi di dollari. Ma quali sono i vantaggi dei nanosatelliti? Innovazione, velocità, versatilità, ma anche costi contenuti, tempi di sviluppo ridotti che permettono di ottimizzare al meglio le tecnologie disponibili e masse ridotte che permettono di aumentare la frequenza di lanci. I nanosatelliti, infatti, oltre a poter essere lanciati con missioni dedicate, possono anche entrare a far parte di missioni tradizionali, come carichi secondari, abbattendo di conseguenza i costi. Allo stesso tempo, il fatto che siano poco costosi e rapidi nello sviluppo ci consente di pensare a missioni dedicate, puntuali, con un obiettivo molto specifico, mentre invece le missioni tradizionali ad alto costo, per proprio massimizzare questo impegno importante, tendono a centrare più obiettivi. Si pensa alle grandi missioni scientifiche che normalmente imbarcano una serie di payload, una serie di sensori per andare a capitalizzare il più possibile l'investimento. Invece in questo caso è utile pensare anche delle missioni molto circoscritte per aspetti specifici, cosa che appunto non è pensabile con un investimento ingente. Poi un altro aspetto significativo dei nanosatelliti è sicuramente quello di poter garantire delle prestazioni allo stato dell'arte. I nanosatelliti utilizzano fortemente la componentistica commerciale, quindi componentistica che in qualche maniera non è sviluppata in maniera specifica per lo spazio, anche se a volte molto affidabile. E questo consente, siccome la componentistica ha tempi di sviluppo molto più ristretti di quelli della componentistica spazio, e chiaramente garantisce prestazioni sempre innovative, mentre invece magari componentistica sviluppata 5-6 anni prima magari non è, sufficientemente, non garantisce prestazioni allo stato dell'arte. Poi un altro aspetto importante è che
questo basso costo e tempo di realizzo ridotti consentono sicuramente di allargare la platea delle persone, cioè degli enti oppure degli operatori economici, ma anche di paesi in via di sviluppo che possono essere interessati a questo settore. E questo quindi il nanosatellite garantisce a molti soggetti a cui prima era precluso il settore spaziale di entrare a far parte di questa realtà. L'ultimo aspetto, che però è anche quello attualmente più dirompente, più diciamo importante, è quello che i nanosatelliti possono essere garantire una produzione di massa, cioè facilmente prodotti con una produzione di massa, e questo dà la possibilità di dispiegarli in costellazioni, anche in mega costellazioni, cosa che invece non è facile da realizzarsi con i satelliti di tipo tradizionali. E queste costellazioni consentono un miglioramento significativo delle prestazioni di alcuni servizi essenziali, come ad esempio nelle telecomunicazioni possono garantire una copertura globale, oppure nelle missioni di osservazione della Terra garantiscono un miglioramento del tempo di rivisita, e questo è un aspetto importantissimo per missioni di tipo per la gestione delle emergenze, per missioni che devono garantire la sorveglianza e il monitoraggio di magari obiettivi anche sensibili o di obiettivi insomma importanti comunque per la vita anche di tutti i giorni. E questo, diciamo, mi sento di dire, sono gli aspetti più importanti. Chiaramente si potrebbe parlare ancora tantissimo, però sicuramente questi direi che sono quelli su cui focalizzarsi, sono gli aspetti più significativi dell'utilizzo dei nanosatelliti. L'ASI non è nuova al mercato dei nanosatelliti, basti pensare a Licia Cube a bordo della missione di difesa planetaria della NASA DART, che avrà il compito di fotografare l'effetto dell'impatto della sonda sull'asteroide bersaglio, e Argo Moon, che volerà a bordo del lanciatore statunitense Space Launch System durante la missione lunare dell'Agenzia Spaziale Statunitense Artemis 1. Nel 2020 però l'ASI ha deciso di dotarsi di un'unità dedicata, l'unità di sviluppo di micro e nanosatelliti guidata proprio da Silvia Natalucci. C'è l'esigenza che è venuta nel 2020 di creare questa nuova unità, è nata proprio per mettere a fattor comune tutte queste esperienze, per capitalizzare al massimo questo know-how e massimizzare tutti gli investimenti che erano stati fatti già in questo settore. E che cosa apporta di nuovo questa unità? L'unità apporta di nuovo, diciamo, la volontà di mettere a punto una serie di metodologie sia di gestione degli aspetti tecnologici che anche gestionali di questa categoria di missioni, che ha degli aspetti peculiari, come appunto evidenziamo in precedenza. E in particolare nelle missioni tradizionali quello che si utilizza è un concetto, se vogliamo, di risk avoidance, cioè evitare tutte quelle situazioni che possono mettere a rischio l'investimento, la missione, metterla a rischio, quindi vuol dire perderla o degradarla. E qua, diciamo, il punto di partenza è diverso, cioè proprio perché siamo consapevoli che dobbiamo mantenere costi bassi e dobbiamo mantenere tempi di sviluppo bassi, normalmente si utilizza un concetto, un approccio del tipo risk management, cioè accettiamo che ci siano ancora delle situazioni che possono in qualche maniera degradare la missione o comunque in qualche maniera non raggiungere l'obiettivo appieno, però gestendole sin dall'inizio, quindi minimizzandole e soprattutto accettando il rischio in funzione della tipologia della missione, dell'investimento che c'è dietro, della durata della missione. Quindi un calcolo, inizialmente bisogna ovviamente fare una categoria della missione, capire quanto è strategica, quanto costerà, che obiettivo si pone, e su questa base appunto adattare le tecniche di gestione sia degli aspetti tecnici sia degli aspetti metodologici e quindi di gestione, proprio per fare in modo che queste missioni siano missioni di successo, però appunto accettando un minimo di rischio che ci consente di abbattere i costi e i tempi di sviluppo. E questo è quello che è alla base della, diciamo, della nostra unità, cioè un'unità che vuole garantire una gestione
specifica per queste categorie di satelliti che hanno bisogno di aspetti peculiari. Il primo atto della nuova unità è stato il lancio del bando Future Missioni CubeSat, che ha visto una grande risposta con 22 partecipanti fra centri di ricerca e università e 78 aziende, prevalentemente piccole e medie imprese, per un totale di 49 proposte. Di queste ne sono state selezionate 20, che l'ASI conta di avviare entro i primi mesi del prossimo anno, grazie all'aumento del budget disponibile. Infatti, ai 15 milioni di euro inizialmente previsti si sono aggiunte altre risorse, a valere sugli stanziamenti di 90 milioni di euro per missioni e 30 milioni di euro per tecnologie previsti dal piano triennale delle attività 2021-2023 dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il bando è stato anche abbastanza innovativo perché era un bando che prevedeva di avanzare delle proposte in maniera abbastanza, se vogliamo, libera, una sorta di call for ideas, nel senso che potevano essere proposte di tipo dimostrazione tecnologica in orbita, missioni di tipo scientifico, applicative o service oriented. Quindi abbiamo lasciato abbastanza libero il campo alle iniziative dei proponenti. È stato difficile, devo dire, scegliere. Abbiamo scelto le missioni che ci sembravano quelle appunto più innovative, ma anche quelle con la maggior possibilità di realizzo in un tempo sufficientemente breve. E sono state scelte 20 missioni, 20 missioni ad altissimo contenuto tecnologico nei campi, diciamo, più disparati delle applicazioni spaziali, quindi dallo space weather alla earth observation, telecommunication, insomma, tante tante applicazioni veramente diverse, sia scientifiche che tecnologiche. E la situazione di questo bando adesso è questa, che noi siamo riusciti a finanziare 11 missioni delle 20 selezionate, sia in nazionale sia anche nell'ambito di collaborazioni internazionali come quelle con l'ESA, in cui abbiamo sottoscritto 2 missioni nel programma GSTP, che prevede appunto di dimostrare in orbita tecnologie grazie a missioni di tipo nanosatellitare. Allora, le prime 4 sono sostanzialmente avviate, ne abbiamo 4 in fase di firma del contratto, ne mancano di queste 11, 3 su cui stiamo definendo alcuni aspetti tecnici, appunto quello che noi definiamo lo statement of work, e per il resto, invece, per le rimanenti 9 missioni, l'idea è di finanziarle entro luglio e avviarle entro la fine dell'anno, inizi del prossimo anno. Quindi di fatto vorremmo finanziare ed avviare queste missioni, tutte le 20 missioni del bando, entro la fine di quest'anno, massimo, diciamo, i primi mesi del prossimo anno. Quindi direi un ottimo risultato considerando l'effort che c'è dietro, diciamo, l'avvio di ogni missione, perché di fatto, insomma, è vero che stiamo parlando di nanosatelliti, ma il satellite è un satellite, cioè le complessità tecnologiche sono le stesse. È diverso il modello di business.